Salve a tutti e bentornati sul mio canale Le Perle di Vale. Oggi andremo a fare questa collanina con i fiori in vetro. Queste sono perle in vetro prese da Pandal Selected, mentre queste sono in cristalli, mezzi cristalli, con sempre gli stessi fiori in vetro. Quindi oggi andremo a fare questa azzurra qua. Io vi ho fatto vedere anche questa perché si può fare anche con i mezzi cristalli. Io ho usato da 4 mm, mentre queste sono le perle che vi ho fatto vedere nell'unboxing che mi sono state mandate da Pandal. Quindi oggi andremo a fare questa. Questo è sempre un video in collaborazione appunto con Pandal. Se il video vi è piaciuto, alla fine se mettete un like mi farebbe piacere, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale così non perdete i nuovi video che manderò. Attivate la campanellina e che altro dire? Niente, ci vediamo dall'altra parte e iniziamo con il video tutorial. Bene. Allora, come abbiamo detto, un altro video in collaborazione con Pandal. Oggi andremo a fare la collanina che avete visto in anteprima e useremo sempre le perline di vetro e i fiori, questi qui sempre in vetro. Questo è il codice delle perline. Già ve l'ho fatto vedere nel video precedente quando ho fatto il braccialetto e queste sono i fiori. Oggi però vi faccio vedere un'altra tecnica e faremo, come ho detto, un paricollo estivo molto versatile e a me piace tanto. Userò questo tipo di filo che è un lamè, vedete? Ma potete usare anche un filo di cotone, basta che sia sottile perché deve passare le perline. Io mi sono già portata molto avanti. Ops. Mi sono già portata molto avanti e ho fatto questa. Ma è semplicissima, vedete? Il filo. Vedete? Vi faccio vedere a fare l'ultimo pezzo e poi andremo a montarlo. Come ho detto, è semplicissimo. Ho inserito le perle a rosario, si dice. Ho bisogno di due uncinetti perché uno deve passare nella perlina e tirare sul filo e l'altro dobbiamo fare la catenella. Scusate che qua mi sta. Io ho fatto 10 perline e un fiore. Qui mi si è tolto. Andiamo a vedere. Quindi, questa è la decima. Faccio una catenella, tiro sul filo, prendo questo qui che è un 0,5. Ma potete prendere anche un 0,75, anzi, prendiamo uno 0,75 che è questo, e inseriamo il nostro fiorellino. Come vedete, qui ha un buco. Dobbiamo andare a tirare su il filo. Come facciamo? L'importante è che tiriamo su bene e agganciamo bene. Non so se si vede, agganciamo con l'uncinetto qui e tiriamo qua, lo teniamo forte e portiamo su senza rovinare il filo. Vedete che l'abbiamo messo dentro in questo modo. Mi raccomando, dobbiamo tenere sempre il filo, questo va dietro.
e questo è il davanti, perché adesso dovremo andare a fermare il nostro filo. Quindi riprendiamo l'uncinetto 1,75 e andiamo a fermare il filo. Vedete, il filo deve passare sempre dietro al nostro fiore, come qua, sempre dalla stessa parte, e questo sarà il dietro, poi non si vede. Andiamo a fermare il filo e facciamo una catenella. Io qui ho fatto solo una catenella, voi potete farne anche due, però io in questo caso ho fatto solo una catenella. Ora cambiamo cambiamo uncinetto e andiamo a prenderci la nostra perlina, e vi faccio vedere. Prendiamo la perla nell'uncinetto, tiriamo su il filo e portiamo la perlina giù. In questo modo andiamo con l'altro a bloccare. Vedete? Blocchiamo facendo una catenella. Tiriamo sul filo, prendiamo l'altro uncinetto, andiamo a prenderci un'altra perlina, blocchiamo e portiamo giù, vedete? Prendiamo questo qui, vedete, questa è la nostra catenella dove siamo andati a bloccare, diciamo con la parte che ha l'uncino, a tirare il nostro, la nostra perlina. Ora prendiamo l'altro uncinetto, portiamo giù il filo attaccato alla perlina e facciamo una catenella. Rifacciamo così, prendo quest'altro e vado a prendere una perlina, la inserisco dentro, prendo il filo e lo tengo tirato in modo che quando io porto giù la perla, vedete, il filo non si rovina. E andiamo a prendere l'altro e andiamo a chiudere. Vedete, io ne metto 9, 2, 4, 6, 8, 9 perline, e poi andiamo a mettere il gancio, perché io sono già arrivata. Io devo fare un giro collo, poi vi faccio vedere come mettere le chiusure, ok? Ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati alla fine, quindi 2 4 6 8 9, ho messo la nona, chiudo e faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Ora taglio il filo sotto, lo incrocio qua per fermarlo, ok? Ora andiamo a mettere la nostra, i nostri ganci. Io ho preso anche 2 salvafilo e 2 schiaccini. Togliamo questo filo che ci dà fastidio e andiamo a fare in questo modo. Conviene dare un po' di attack per irrigidire il filo in questo modo. Okay, facciamo così da questa parte, ma facciamolo anche dall'altra, visto che abbiamo l'atta qua. Scusate, c'è il mio gatto. Vedete? E irrigidiamo in questa maniera. Aspettiamo che asciughi. Questo mi sa che sia un po' troppo largo per passare, vediamo. Adesso ho fatto, ok, vedete, facciamo in questo modo, vedete qui, e lo rinfiliamo da questo buco qua, così, e portiamo giù verso dove abbiamo fatto le nostre catenelle. Ora andiamo a stringere
questi due lati qua, quindi così, e tenendo sempre comunque tirato questo filo perché qui deve essere a pari a dove abbiamo fatto le nostre catenelle, e andiamo a stringere in questo modo, così, vedete? Ora andiamo a farci un nodino, tiriamo sempre giù, facciamo un nodino, in questo modo. Ne facciamo un altro, ne facciamo due, tre per sicurezza. Così, e ne facciamo un altro. In questo modo, vedete? Ok, ora per non fare vedere il filo e per bloccare ulteriormente, prendiamo il nostro schiaccino. Io ho questa pinza qui che sono per gli schiaccini, ma vanno bene anche, farete un po' più fatica, ma va bene qualsiasi pinza. Prendiamo lo schiaccino, poi mettiamo dentro il tutto e stringiamo in questa maniera. Stringiamo bene il nostro schiaccino in modo da chiuderlo e vedete? Ora tagliamo il filo vicino e facciamo così anche dall'altra parte. Quindi andiamo a fare un po' più sottile la punta al filo perché altrimenti non passa dal nostro buco. Andiamo a inserire sia da questa parte che da quest'altra, portiamo giù, stringiamo la nostra salvafilo. Ho visto che hanno anche questo pandal, quindi dopo vi metto il link, così li trovate subito. Andiamo a fare il nostro nodo. Facciamo uno. Facciamo un altro. Qui ho lasciato il filo un po' più corto, ma vi consiglio di lasciarlo un po' più lungo perché così riuscite meglio a fare il nodino. Altro nodino e ne facciamo un altro. Ora portiamo il filo a pari, prendiamo l'altro schiaccino. Lo inseriamo bene in modo che vada giù bene, così, e stringiamo. Vedete? Andiamo a tagliare il filo ed ecco qua. Adesso non ci resta che andare a prendere due anellini. Uno e due. Apriamo l'anellino, mettiamo, forse da questa parte qua ci vuole un po', per la chiusura ce lo mettiamo un po' più grande,
e per ho perso e per questo va bene, proviamo a mettere questo, quindi qua chiudiamo. Ok, e andiamo a mettere uno un po' più grande da quest'altra parte, lo prendiamo. Non ho una via di mezzo. Proviamo, ci mettiamo questo. Scusate, non mi ero accorto che la videocamera si era staccata perché si era scaricata e comunque stavo mettendo gli ultimi due anellini con il suo moschettone. Non lo ripeto perché tanto è facilissimo, vedete? Mi dispiace, però eravamo quasi arrivati alla fine. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e spero di esservi stata di aiuto. Con questo è tutto, io vi saluto al prossimo video. Ciao!